In questo video vedremo come avviare dispositivi Saphir di controllo presenze, controllo accessi o videocitofoni e come aggiungere utenti. Per cominciare, dobbiamo alimentare il dispositivo e collegarlo alla nostra rete locale. Inoltre, dobbiamo installare in un computer il software di controllo accessi e presenze Saphir Control Center AC, il cui link di download si trova nella descrizione di questo video. Per aggiungere il dispositivo, apriamo il programma e accediamo al menu Gestione dispositivi. Qui possiamo aggiungere il dispositivo in modo manuale o cercarlo nella lista dei dispositivi online. Se il dispositivo è nuovo, si mostrerà come inattivo. Lo selezioniamo e premiamo su Attivazione. Si aprirà una nuova finestra nella quale dobbiamo creare una password per il dispositivo. Una volta attivato, apriamo i parametri di rete del dispositivo e li configuriamo. Possiamo stabilire un IP fisso manualmente o attivare l'opzione DHCP affinché il router glielo assegni in modo automatico. Introduciamo la password che abbiamo creato precedentemente e accettiamo. Ora aggiungiamo il dispositivo selezionandolo e premendo Aggiungi. In questa finestra gli assegniamo un nome. L'indirizzo IP e la porta vengono stabiliti in modo automatico. Introduciamo Admin come nome utente e la password del dispositivo. Lasciamo attivata la sincronizzazione oraria e premiamo Aggiungi. Con ciò abbiamo attivato e aggiunto il nostro dispositivo Saphir. Possiamo fare clic sull'ingranaggio per aprire la finestra di impostazioni e vedere le informazioni del dispositivo, configurare gli utenti amministratori, l'ora, ripristinare ed aggiornare il dispositivo o modificare i parametri di rete. Passiamo ad aggiungere un utente al dispositivo. Per fare ciò, accediamo al menu principale e apriamo la sezione Persona. Premiamo Aggiungi e completiamo i dati dell'utente. L'ID deve essere unico per ogni utente. Indichiamo il nome e completiamo il resto delle celle se necessario. Ora aggiungeremo le credenziali di controllo presenze e accessi, che possono essere scheda, impronta o codice PIN. Possiamo aggiungere una scheda manualmente introducendo il numero di quest'ultima o in modo automatico attraverso il dispositivo aprendo Impostazioni e selezionando Remoto. Qui selezioniamo il nostro dispositivo, accettiamo, clicchiamo su Leggi, passiamo la scheda sul dispositivo e premiamo Aggiungi. Per aggiungere un'impronta digitale possiamo usare un lettore di impronta Saphir connesso al computer mediante USB o lo stesso lettore incorporato nel dispositivo. In quest'ultimo caso facciamo clic su Remoto, selezioniamo il dispositivo, premiamo Avvia, registriamo l'impronta con il lettore del dispositivo e premiamo Aggiungi. Nella sezione Controllo accessi possiamo aggiungere un codice PIN. Inoltre, possiamo dare permessi di amministrazione all'utente marcando la casella Operatore dispositivo. Si hanno anche altre opzioni che possono essere utili per il controllo accessi. Per finalizzare, premiamo Aggiungi. Con questo abbiamo registrato il nostro utente nel programma. Ora trasferiamo i dati al dispositivo. Per fare ciò, ritorniamo al menu principale, selezioniamo Controllo accessi, Gruppo di accesso e clicchiamo su Aggiungi. Stabiliamo un nome per il gruppo. Selezioniamo l'utente che abbiamo creato ed il dispositivo al quale lo vogliamo assegnare. Se stiamo configurando un controllo presenze, su Modello selezioniamo Autorizzato tutti i giorni affinché l'utente possa iniziare a registrarsi. Per concludere, salviamo, selezioniamo il gruppo e premiamo su Applica a tutti i dispositivi. In tal modo abbiamo configurato il nostro dispositivo Saphir con un utente che potrà registrarsi con scheda, impronta o codice PIN.
Grazie per averci seguito. Se vuoi sapere di più sui nostri prodotti di sicurezza, iscriviti al canale di Visiotech e attiva le notifiche per rimanere al corrente dei nostri video.